Telespettatori Telequattro, buongiorno, benvenuti al quarto d'ora che anticipa il telegiornale delle 13.20. Quest'oggi, assieme ad Antonino Martelli della Confsal, che è alla mia destra, e a Brian Pirrone, iscritto alla Confsal e lavoratore museale, che ringrazio per essere venuti nei nostri studi, affrontiamo la questione che tra l'altro è stata al centro anche questa mattina di una manifestazione in Piazza della Borsa. Affrontiamo la questione dei compensi, se così possiamo chiamarli, perché francamente sembra, vabbè, poi capiremo perché, appunto dei lavoratori museali che hanno, come dire, indotto il sindacato Comsal a prendere delle posizioni piuttosto dure. Sì, la nostra posizione più che sindacale è una questione che è etica, morale e sociale, perché non è possibile che un attore, l'attore principale di questo sfruttamento dei lavoratori, perché di questo si deve parlare, perché per far capire ai telespettatori il motivo delle nostre lamentele, il motivo è che questi lavoratori che lavorano nei civici musei, quindi a contatto col pubblico, devono dare informazioni anche in lingua inglese su tutta l'attività culturale del comune di Trieste, devono vendere i prodotti e quant'altro. Il comune di Trieste ritiene lecito dare uno stipendio di 640 euro mensili nette, 950 lorde. E l'azienda ovviamente si è assoggettata a quello che dice il comune, perché l'azienda dice: beh, ma il comune ci ha detto che è legale questa cosa, quindi noi la facciamo. Noi riteniamo che sia immorale prima di tutto, quindi più che prima della vertenza sindacale, è proprio una questione di moralità che riguarda la politica. Qua dovrebbe intervenire il sindaco, dovrebbe intervenire l'assessore, perché evidentemente c'è stato qualcosa che è sfuggito di mano a questi uffici. Non è possibile dare un reddito che al di sotto di oltre 200 euro della soglia di povertà assoluta, che è di 858 euro nel 2021, e non si può dare un reddito mensile per 40 ore settimanali al di sotto di quello che è il reddito di cittadinanza di un single con casa in affitto che prende 960 euro senza fare niente. Questi prendono 640 euro al mese. Allora, qual è la vostra, quali sono le vostre mansioni? Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto, telespettatori. Allora, io faccio da quasi 11 anni probabilmente il custode proprio dei musei classico, e ci sono alcuni miei colleghi che fanno anche gli addetti alla biglietteria, quindi oltre per i biglietti si occupa anche vendita di cataloghi, di tutto, diciamo, il merchandising, diciamo così, dei civici musei. La situazione è, direi, paradossale, se si può dire, perché in tanti anni che faccio questo mestiere, che è bellissimo, perché mi piace tanto avere a che fare con la gente, mi piace relazionarmi col pubblico, trovarsi in condizioni che io personalmente, io ho 35 anni, faccio difficoltà a cedere a un mutuo, perché sono, diciamo, tra quelli che chiamiamo fortunati, se così si può dire. Perché percepisco poco più di 7 euro netti all'ora, faccio difficoltà a costruirmi un futuro Sì, vero e proprio, certo. cioè da acquistare un appartamento, insomma, non la villa al mare, e c'è una situazione alquanto spiacevole. E considerando poi che Trieste, insomma, è una città molto bella, anche di turismo. Sì. E quindi, diciamo, i visitatori ci fanno anche molti complimenti per la professionalità e, diciamo, vedono noi, siamo noi il biglietto da Ecco. visita, ma non sanno le Che nostre cosa c'è? condizioni, Sì. perché ovviamente non sono diretti interessati ed è Sì, anche naturale. perché è vero che il museo e chi vi lavora nelle diverse mansioni diventa anche, soprattutto in una città che si scopre a vocazione turistica, diventa un biglietto da visita della città. Quindi, insomma, bisognerebbe paradossalmente investire ancora di più su queste figure. Sì, un ente locale, una politica che si vanta della città della cultura e poi viola i diritti dei lavoratori in maniera, io non so, guarda, io sono in imbarazzo, anche perché il comune di Trieste è il mio comune, sono in imbarazzo, devo dire, queste cose, però
hanno violato innanzitutto la Costituzione italiana, l'articolo 36 che prevede che la retribuzione deve essere una retribuzione che rende il cittadino una vita deve dare al cittadino una vita dignitosa. 640 euro al mese non sono dignitose. Hanno violato quindi sicuramente la Costituzione, che è già un atto gravissimo. E secondo noi il Comune di Trieste, perché il Comune di Trieste ha violato il codice degli appalti, perché nella costruzione di questo appalto avrebbero dovuto verificare le tabelle ministeriali per quantificare il costo del lavoro e dare un indirizzo, perché non è che uno si alza la mattina, prende il peggiore contratto collettivo scaduto da 8 anni e dice applico quel contratto e gli pago 4 euro netti all'ora. Il codice degli appalti prevede che il comune quantifichi sulle tabelle ministeriali. A riguardo di questo contratto collettivo, servizi fiduciari, c'è una tabella del 2016 addirittura ministeriale in cui il Ministero del Lavoro quantifica questo lavoro in 12,09 euro, gliene dando 5,49. Quindi il Comune non ha fatto questa verifica, non ha quantificato. Poi nelle cose regolari, una volta quantificato il costo del lavoro, la ditta appaltatrice, chi partecipa alla gara, ovviamente offre di meno, offre un contratto collettivo che non dà tutti quei soldi, dà di meno. Il Comune deve verificare che non si discosti molto dalle tabelle ministeriali, che sia un codice equo. Qua siamo all'inverso, è il Comune che ha stabilito che il costo del lavoro e lo ha messo sul capitolato d'appalto deve essere pagato con quella retribuzione. E l'azienda, un'azienda in sviluppo che ha centinaia di milioni di ricavi, basta andare in internet e vedere tutta la pubblicità che fanno, ha accettato pedissequamente quello che il Comune gli ha indicato, dicendo che è tutto regolare perché gliel'ha detto un consulente del lavoro. Quindi il Comune di Trieste, per un appalto del genere, non si è avvalso dei suoi dirigenti, non si è avvalso per applicare questo contratto che non sta né in cielo né in terra, si è avvalso del parere di un consulente del lavoro. Ecco, io come dipendente, ex dipendente pubblico, sono veramente in imbarazzo a dire queste cose. Purtroppo è la verità, ci troviamo di fronte a un muro di gomma, siamo andati, ci ha chiamato la prefettura. Per questo magari parliamo più avanti, così facciamo un po' di anche la storia della vertenza, certo. se così vogliamo dire. Mi diceva prima che cominciasse la diretta che lei lavora anche allo Schmiedl. Io lavoro anche al museo Carlo Schmiedl, tra vari musei civici. Come dicevo prima, faccio da quasi 11 anni questo mestiere, quindi ho lavorato presso tutti i musei civici della città. Tra l'altro il museo Schmiedl è bellissimo, dall'altro io non sono propriamente un musicista, ma sono un appassionato di musica. Ed è una mano dal cielo, perché certo, è stupendo, anche i visitatori che parlano con me si complimentano solo con noi del personale, molto felici, e anche con i tesseristi della cortesia, anche della disponibilità, cioè la qualità della musica. Forse non ho detto prima che principalmente lei è al Museo di Storia Naturale. Museo di Storia Naturale, sono al Museo di Storia Naturale. In più il Museo Carlo Schmiedl. Voi non siete, magari lo specifichiamo per i telespettatori, necessariamente non siete delle guide. No, siamo. Però è logico che dovete anche conoscere la realtà presso la quale siete, insomma, quindi un minimo di introduzione ai musei dovete farla, ecco, insomma, altrimenti non sareste nemmeno apprezzati dalla gente. Ah certo, sì, certo. Come giustamente ha detto lei, non siamo delle guide, comunque diamo delle indicazioni di massima su cosa troveranno sui reparti all'interno del museo. Mi fa piacere che comunque nel corso di questi anni è stata riconosciuta anche da una parte istituzione la professionalità, ho ricevuto complimenti da parte delle istituzioni, quindi in maggior ragione bisognerebbe puntare alla investire qualità del servizio, ma in toto anche nella nostra condizione dei lavoratori, perché ci sono anche delle persone, diciamo, monoreddito, con figli a carico, quindi c'è una grande varietà, non c'è per dire solo io, per dire che cerco casa per conto mio.
No, ma poi è molto variegato, insomma. Adesso io devo dire, parlo qui pro domo mea, non è che perché uno non ha famiglia deve sentirsi... Ma se 140 euro... No, ma per l'amor di Dio... Non vanno bene, ripeto, il reddito di cittadinanza prevede per un single con casa in affitto 960 euro. Sì, sì, cioè quindi... lo Stato gli dà 960 euro per, come sopravvivenza. L'avvertenza adesso a questo punto, intanto della cosa si parla, diciamo così, a livello di comunicazione pubblica, mentre allora, da un paio di mesi, eccetera. Com'è la situazione? Allora, il sindacato non ha mai piacere di fare una guerra, il sindacato vuole trovare soluzioni e il nostro sindacato in tutti questi mesi, da quando i lavoratori si sono rivolti a noi, ha tentato di parlare col comune, con l'azienda, anche perché... obbligare dei lavoratori che già hanno uno stipendio da fame a rinunciare alle giornate di lavoro per lo sciopero, lei capisce che insomma il sindacato non ha piacere. Purtroppo siamo stati messi con le spalle al muro. Venerdì scorso c'è stato il tentativo di conciliazione previsto dalla normativa in prefettura, dove sia l'ente Comune di Trieste sia l'azienda si sono semplicemente rifiutati di iniziare la trattativa, quindi per loro non iniziano neanche una trattativa. Per far capire meglio le cose, ci sono vari contratti, cioè loro avrebbero, cioè per esempio il contratto Federculture, il contratto Federculture è un contratto in vigore che proprio riguarda i lavoratori museali. Okay. Questo contratto Federculture potrebbe essere stato, poteva essere applicato, perché non hanno preso un contratto che è in vigore, che dà alla fine 1.600 euro lordi, 1.600 euro lordi, sono praticamente poco più di 1.000 netti, 1.050, sì, sì. Cioè, stiamo parlando di queste cifre. Ci siamo rivolti all'ispettorato del lavoro, abbiamo fatto una avvertenza pilota per due cassieri. Questi due cassieri, l'ispettorato del lavoro ha intimato l'azienda che il contratto di riferimento è quello del commercio, che infatti dà 1.600 euro lorde al mese per queste mansioni, che sono 650 euro lordi in più rispetto a quello che gli viene dato. Anche questo tentativo non è avuto buon fine, perché pare che l'azienda abbia ricorso anche contro questa intimazione dell'ispettorato. Quindi non riusciamo ad avere uno spiraglio di trattativa, pur un'avvertenza, come ha detto anche il collega, paradossale, assurda, veramente da condannare, perché la cosa principale è che l'ente pubblico è venuto meno al suo ruolo di mediatore, di applicatore normativa, di controllore. Non solo non ha fatto il controllore, ma addirittura è diventato l'attore negativo di questa vicenda, indicando un costo dell'ora che è totalmente fuori la norma. Si potrebbe andare a, diceva Caputo della Confsal questa mattina, poi dopo nel telegiornale di questa sera avremo anche un servizio relativo anche alla manifestazione di questa mattina. Caputo diceva probabilmente poi si deciderà anche come prossime forme di protesta di fare delle manifestazioni tipo museo per museo. Sì, sì, è stata fatta questa proposta, adesso vediamo come si svilupperà nel tempo, chiaramente non ho la sfera di cristallo, perché, chiaramente può essere, diciamo, comunque una buona iniziativa per coinvolgere anche la cittadinanza. Ecco, la cittadinanza, io mi rendo conto poi che adesso quando si entra in questo tipo di ragionamenti si rischia un pochettino di perdersi, però insomma... segue la cittadinanza comincia a seguire, perché adesso anche la stampa si è accorta del problema. Devo dire la verità che tutti i cittadini che anche passavano oggi per strada ci davano ragione, ci fermavano anche quando ritrovavamo la macchina, bravi. Ma io sfido chiunque a dire che non è una battaglia sacrosanta. Come può il Comune di Trieste, un ente pubblico, essere complice di dare, di praticare un costo del lavoro indegno per un raccoglitore di pomodori in Capitanata, e glielo dà proprio ai lavoratori museali di un servizio pubblico essenziale. È una cosa, io sfido qualunque tribunale, perché ovviamente ci obbligheranno sia a fare cause di lavoro ma anche cause amministrative, cioè quindi ci rivolgeremo ai nostri avvocati per
fare il proseguo della lotta sindacale, ma anche delle cause che conseguono al muro di gomma che ci hanno imposto le parti. Ma sfido chiunque a dire che 640 euro al mese per un tempo pieno sia uno stipendio congruo. Io ho le buste paga, per dirle una: un lavoratore che ha fatto 40 ore di straordinario, 40 ore sono un'enormità, più il suo tempo pieno, più le maggiorazioni notturne e le maggiorazioni festive, busta paga di 888 euro. Cioè, siamo veramente oltre la vergogna. Cioè, è una cosa che un ente pubblico e un'azienda privata, che comunque ha un ruolo sociale, ed entrambi devono rispettare la Costituzione, l'articolo 36, è una cosa che non è sostenibile. Come sia potuto succedere? È quello che mi chiedo anch'io. E per questo io sono in imbarazzo per loro. Noi logicamente daremo anche voce al Comune in uno dei prossimi giorni, come sempre nello spazio, in questo stesso spazio. Abbiamo tempo soltanto per i saluti, però deve essere brevissimo. Quanto tempo vi date per decidere eventualmente queste forme di proteste? No, le forme di protesta saranno velocissime, okay, perché purtroppo loro, essendo un servizio pubblico essenziale, hanno delle regole diverse molto più pesanti, quindi dobbiamo stare molto attenti anche nelle virgole per non metterci e metterli in condizioni, ma sarà questione di giorni. Pochi giorni. Ok, quindi staremo anche attenti a questo aspetto della vicenda. Grazie allora ad Antonino Martelli della Confsal e a Brian Pirone, iscritto alla Confsal e lavoratore museale di Trieste. Grazie per l'intervista e anche a tutti i vostri telespettatori. Grazie a voi, sostenete. Io, come dico sempre, buon lavoro in questi casi, mi sembra più che... Questa è una battaglia di civiltà della città, non è una questione sindacale, no, è inammissibile, inammissibile. Ci vediamo dopo la pubblicità con il telegiornale delle 13.20, grazie ancora davvero, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Si è spento Pino Roveredo, premio Campiello del 2005 per Mandami a dire. Lo scrittore triestino è sempre stato vicino ai problemi di chi soffre, facendo della scrittura uno strumento di impegno sociale. La cosa che mi sorprende un po', è una impressione mia, che ci sia poca rabbia. Non c'è la rabbia di 20 e 30 anni fa. Quest'estate Pino Roveredo non aveva voluto mancare alle manifestazioni di solidarietà a favore dei lavoratori della Varzila. Nessuno si era sorpreso della sua presenza, perché Roveredo stava sempre dalla parte di chi aveva bisogno. Al termine di una lunga malattia, oggi questo scrittore atipico ma non troppo ci ha lasciato. Era ricoverato da alcuni giorni alla clinica Pineta del Carso. Se volessimo cercare una parola che definisca l'impegno di Pino Roveredo, quella più giusta è appunto esserci, con i suoi romanzi, con la sua stessa vita, l'infanzia difficile, i problemi personali dai quali si liberò anche grazie alla letteratura. Tutte le volte Roveredo c'era ed era accanto agli ultimi. Capriole in salita del 1996 fu il testo autobiografico che lo impose. Mandami a dire gli valse il premio Campiello nel 2005, ex aequo con Antonio Scurati. Molti racconti e i testi scritti per il teatro. Infine, l'impegno quale garante per i diritti dei detenuti. Sempre presente, mai un'alzata di voce. È bello pensare che una città cinica, in fondo come la nostra, gli abbia concesso di percorrere una strada impervia, rafforzandolo ad ogni caduta, persino preservandolo dalle polemiche che lo videro raramente coinvolto. È triste sapere che non potremo più contare sulla sua lucidità e sul suo coraggio. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, in un'intervista esclusiva a Ring, ha parlato anche delle possibili ricadute positive sul porto di Trieste in questa fase di ricostruzione dell'Ucraina, auspicando una conclusione rapida della guerra.
Trieste, porto di Kiev, un'esperienza già sperimentata durante la fase più critica della guerra in Ucraina, diventa nuovamente di attualità. Quanto si aspetta possa portare a livello di traffici e ricadute su Trieste, ma non solo su Trieste, anche su Venezia e Monfalcone, questa intesa? Dobbiamo essere consapevoli tutti che la ricostruzione dell'Ucraina sarà il motore della ricrescita economica dell'Europa, così come lo è stato il piano Marshall nel dopoguerra, proprio per l'entità dell'impegno che i donatori internazionali, che i paesi ad economia libera, che il mondo occidentale dovrà mettere in campo per ricostruire questo grande paese che si unirà alla nostra Unione Europea. Possiamo fare da subito, dato che come conseguenza della mia missione in Ucraina realizzeremo nel nostro paese un grande meeting, un grande evento sulla ricostruzione in Ucraina con la partecipazione del governo ucraino, in cui saranno presentati i primi progetti di cooperazione industriale e commerciale che si possono realizzare da subito e poi quelli che si realizzeranno quando tra poco partirà la ricostruzione. Ed è chiaro a tutti che, vista la situazione che c'è già oggi, ma che ci potrebbe essere anche in seguito, ancorché tutti ci auguriamo che la pace, comunque le armi si fermino in fretta, in quelli che erano gli sbocchi naturali dell'Ucraina, cioè il Mar Nero, il Mar Azov, che oggi è bloccato dalle navi militari e dalle mine della Russia, hanno minato i porti ucraini, noi ci rendiamo conto che nei prossimi mesi, nei prossimi anni è più facile commerciare, produrre, spedire, trasportare merci dall'Ucraina nel resto del mondo e dal mondo in Ucraina attraverso i porti del nord Adriatico, i porti di Trieste e di Venezia, attraverso la piattaforma logistica del quadrante Europa Veronese, che saranno la piattaforma logistica e i porti più vicini, ovviamente via terra, al grande paese che noi accoglieremo in Europa, l'Ucraina. Allora chiedo alla regia come procediamo, perché siamo già collegati con la sala operativa della polizia locale, dove c'è l'ispettore Schillani. Io tutto sommato non lo farei attendere, mi collegherei subito e magari scarroccerei, come si dice nel nostro gergo, peraltro molto elegante, il servizio previsto a dopo il collegamento. Possiamo farlo, regia? Sì. Ok, perfetto. Allora sentiamo l'ispettore Schillani. Buongiorno, ispettore. Buongiorno questa mattina. Pronto? Sì, mi sente? Ah, buongiorno, sì. Adesso la sento, ispettore. Sì. Dobbiamo, immagino, ricordare questa sera, in occasione dell'apertura dei giochi EIOF, tutte le disposizioni previste in zona. Sì, esatto, come è già ribadito questa mattina. Sì. La cosa principale è la chiusura delle rive, la chiusura a traffico veicolare, quindi dalle ore 17 alle ore 20:30 o comunque fino a cessate esigenze, le rive che vanno da Piazza Tomaseo a via Mercato Vecchio saranno chiuse al transito in entrambi i sensi di marcia, con deviazioni delle linee degli autobus, quindi c'era una chiusura proprio ermetica. Per quanto riguarda invece le altre cose, intorno a Piazza Unità c'è solo divieti di sosta, la zaria, diciamo delle rive che va dal Capitanio del Porto al Molino Pescheria è già interdetta la sosta, è già stata transenata e chiusa. Ci sarà anche una chiusura pedonale, infatti alle ore 14 atterrerà un elicottero in Molo Audace e già lì è divieto di transito per i pedoni. Altra manifestazione, questo di carattere religioso, abbiamo questa sera nella zona di San Vito, abbiamo una processione religiosa che da via Dominzoni percorrerà la via Denza e via San Vito e raggiungerà la via Tigor, questo dalle ore 20 alle ore 21 circa. Per domani, con anticipo che non ci sono manifestazioni particolari, dovrebbe essere una normale domenica per quanto riguarda la viabilità. Restituire la linea. Al momento, soltanto le chiedo questo, ispettore, prego. Al momento, visto anche quello di cui discutevamo questa mattina durante Sveglia Trieste, al momento la manifestazione di questa sera è confermata? Sì, okay. Al momento è tutto confermato, c'era una possibilità di essere rimandata in causa forte vento, il vento è presente ma non intensità tale, al momento è tutto confermato, perfetto. Tutto sta proseguendo secondo il programma. È tutto regolare, grazie ispettore Schillani, sì, esatto. Buona giornata e buon lavoro. Grazie anche lei a tutti i telespettatori.
Adesso appunto ci spostiamo sui temi della politica, parlando dell'assemblea regionale degli iscritti del Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia, che si è svolta ieri da remoto con la partecipazione del presidente Giuseppe Conte. Durante questa assemblea sono stati definiti i percorsi verso le elezioni regionali di aprile, dando il via libera alla candidatura a presidente di Massimo Morettuzzo. Vediamo allora il servizio di Laura Buccarella. Iscritti al Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia, convocata in remoto alla presenza del Presidente Conte, ha dato il pieno appoggio e il via libera definitivo al proseguo con il percorso in coalizione con le forze politiche progressiste, proponendo in pieno accordo il candidato a Presidente Massimo Morettuzzo. L'Assemblea regionale dei 5 Stelle ha approvato dunque ieri sera la linea dell'accordo con il Partito Democratico e i partiti progressisti e la candidatura di Massimo Morettuzzo. Circa 150 gli iscritti al movimento collegati al termine dell'ampia discussione, che pur esprimendo diverse considerazioni politiche hanno confermato il percorso delle ultime settimane con la condivisione dello stesso Giuseppe Conte e del senatore Stefano Patuanelli. Accordo pieno anche sul programma al quale i 5 Stelle hanno lavorato ai tavoli di coalizione e condiviso internamente al movimento in vista dell'appuntamento col voto del 2 e 3 aprile prossimi. La presenza del Movimento 5 Stelle nei tavoli di coalizione sarà garanzia dei punti programmatici che abbiamo reso noto da dicembre e condiviso con i nostri iscritti e su cui abbiamo avuto il placet delle altre forze politiche che sosterranno con noi il candidato presidente Morettuzzo. Il Movimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia è sempre rimasto coerente con i propri principi e programmi e lo sarà anche in questa campagna elettorale, con la consapevolezza di essere una delle forze politiche principali di questa regione, lavorando per costruire un nuovo Friuli Venezia Giulia. Pronte le case CAD a Opicina, a breve contiamo di consegnare anche Casa Capon e non solo. Il punto sui lavori dell'assessorato alle politiche sociali con Carlo Grilli, ospite nell'approfondimento serale di ieri. Consegneremo nuovamente alla città le due palazzine CAD, sì, che sono a Opicina, che erano in condizioni veramente complicate e che con una serie di finanziamenti siamo riusciti a rimodernare, a riqualificare in maniera veramente molto, molto bella, molto, molto attuale. Sono usciti degli appartamenti molto preziosi, con assoluta assenza di barriere architettoniche, e quindi quello darà un grandissimo respiro a quella cittadinanza, a quella fascia di cittadinanza che risiede là. In più stiamo continuando la riqualificazione di Casa Capon. Il primo piano, l'ultimo piano è praticamente finito, il piano terra è praticamente finito, resta il lotto del secondo piano, ma siamo, diciamo, ben fiduciosi che a breve, diciamo, riusciremo anche lì a consegnarlo, proprio con l'intento di garantire alcuni appartamenti modulo respiro per anziani che hanno magari figli che vanno in vacanza. Dopodiché finalmente apriremo a breve il secondo lotto del centro Weiss, che fino adesso era un centro diurno per persone con disabilità grave, e adesso finalmente siamo riusciti ad avere i finanziamenti per la gestione della comunità alloggio. Saranno 5 o 6 persone che potranno andare a vivere lì. In più consegneremo la nuova sede per la consulta delle associazioni, delle famiglie con persone con disabilità. Adesso al Rossetti, dove c'è tempo ancora fino a questa sera e domani per vedere Maria Stuarda, che si annunciava e che si è confermato come uno degli spettacoli più belli di questa stagione. 3 ore di spettacolo salutate alla fine da applausi interminabili. C'è tempo ancora questa sera e domani pomeriggio per assistere al Politeama Rossetti a Maria Stuarda, il dramma di Friedrich Schiller che contrappone due regine forse costrette dalla ragion di Stato ad essere nemiche.
Elisabetta I d'Inghilterra e appunto Maria di Scozia, che mai si incontrarono ma che il teatro vuole si scontrassero. Uno spettacolo che sempre ha rappresentato un terreno di scontro per grandi attrici e che in questa entusiasmante versione diretta da Davide Liebermore vede in scena Elisabetta Pozzi e Laura Marinoni, due interpreti eccezionali, le quali si scambiano i ruoli di sera in sera a seconda del punto in cui cade una piuma all'inizio di ogni rappresentazione. Una delle chiavi di lettura della messa in scena prodotta dallo Stabile di Genova è data dalla mancata differenziazione dei due personaggi, Elisabetta di solito è rossa, la stuarda mora, che pertanto possono sembrare, quali forse erano, entrambe troppo prese dal ruolo che la storia aveva deciso di assegnare loro indipendentemente da ogni altra considerazione e che rappresenta a sua volta una delle chiavi di un successo travolgente e più che meritato. Sul mare Mediterraneo è presente una vasta depressione centrata in prevalenza sull'Italia peninsulare. Sul Friuli Venezia Giulia si ha quindi l'afflusso in quota di aria fredda e umida da est, mentre nei bassi strati prevalgono correnti da nord-est più secche. Tra lunedì e martedì il flusso orientale in quota sarà più intenso e umido. Per domani dunque si prevede cielo in prevalenza nuvoloso, con la possibilità sia di qualche schiarita in giornata, sia di qualche spruzzata di neve sui monti, specie sulle Alpi Giulie verso il Cadore. Sulla costa soffierà la Borda sostenuta a forte, specie a Trieste, in quota soffierà vento moderato su Alpi e per Alpi Giulie, comunque in calo rispetto a quest'oggi. E la tendenza per lunedì, vediamo se viene confermata, sì, parla di possibile al mattino, di lunedì mattina, possibile neve sul Carso. Ci fermiamo dopo la pubblicità per chi ci segue in diretta, l'approfondimento dedicato allo sport. Oggi si parla di motori assieme a Mattias Lodi. Buon pomeriggio a tutti e arrivederci. Bentrovati di nuovo in diretta per l'approfondimento che segue il telegiornale di Tele4 dell'edizione Meridiana, approfondimento sportivo col pilota triestino Mattias Lodi. Bentrovato Mattias. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Ogni tanto ci incontriamo, facciamo il punto della situazione, sì, per parlare di motori, ma non solo, ma anche di sport più in generale, della cultura, dello sport. Trieste, le auto, passione, tradizione, un titolo molto... No? Vago. Esatto, no, però sì, però insomma, giusto per far capire un po' che siamo nella città più sportiva d'Italia, dove le auto è una passione anche qui, basti pensare al circuito della Trieste OPC, insomma ci sono diversi spunti. Tu Mattias, negli ultimi periodi ti sei appassionato alle NASCAR, sì, e a maggio dovresti iniziare finalmente il nuovo sì, perché sei fermo da troppo tempo? Perché sono, diciamo che sono ai box, sono in pit stop da più di un anno, causa di forza maggiore, quindi questioni economiche, e poi anche perché è stato un anno comunque particolare anche per la questione lavorativa, sì, quindi è un anno forzatamente fermo. Ti dico, sono in astinenza perché è comunque tanto tempo, ho avuto modo sì di togliermi qualche sfizio, ma non a quei livelli là, quindi ho fatto sì delle, come istruttore per vari eventi, team building con la scuderia con cui ho corso tanti anni, però gare sono secco, quindi a quest'anno qua il campionato inizia a maggio, il primo weekend di maggio, a Valencia, la prima a Valencia, e stiamo concretizzando con vari sponsor per la stagione, ovviamente sono quelle trattative che non è che è già tutto deciso. Uh-huh. Diciamo che sono più positivo rispetto agli altri anni sull'inizio della stagione e stiamo lavorando, perché ho una persona che mi dà una mano su queste questioni burocratiche per cercare di trovare il budget per tutta la stagione, però intanto noi iniziamo e sì, dopo strada facendo vedremo anche di concretizzare per le gare successive, anche perché abbiamo in media una gara al mese, quindi c'è tempo tra una gara e l'altra di riuscire a trovare qualche nuovo partner che vuole sposare la mia causa. Allora, sei a un buon punto, no? Allora, rispetto all'anno scorso sono a un buon punto, perché diciamo che l'anno scorso era comunque un po' complicata la questione, uscivamo dalla
dalla bolla pandemia è iniziata la questione guerra con la questione dell'Ucraina nord-est e io avevo diversi sponsor che lavorano prevalentemente col nord-est, perché io ho corso tanto nel campionato centro-europeo che è appunto nord-est Europa, e quindi si sono trovati ad avere problemi con i lavori causa guerra, e di conseguenza lo sponsor è la prima cosa che salta, perché certo, ovviamente ci sono altre priorità in azienda. Quindi quest'anno, dalle varie riunioni, i vari contatti, dovrebbe saltare fuori qualcosa. Ovviamente per scaramanzia non dico tutto, quindi bene, probabilmente le cose andranno bene, ecco, posso dire solo quello. Tu recentemente hai rilasciato un'intervista al podcast di videomaker Triestino, sì, citalo tu. Daniele Baxa. Perfetto, e uscirà fra poco a momenti, no? domani uscirà, sì. E, insomma, hai parlato un po' della tua vita, della tua passione, di quello che ti piace fare, sì, dei tuoi obiettivi, sì. E lui credo che ti abbia anche rivolto una domanda del tipo: quando hai raggiunto il successo, sì, che cos'è il successo? E tu hai risposto: in realtà io sto ancora scalando, sì, voglio arrivare a dei livelli, ho degli obiettivi, voglio portarli a termine, non mi sento arrivato, anzi. No, è una figata, perché appunto Daniele Baxa è un videomaker professionista di Trieste, giovanissimo, e siamo una coppia ormai, lavorativamente parlando, dal 2019. Lui mi segue per tutte le gare, mm-hmm, lui fa proprio i video, gli highlights di tutti i miei weekend di gara, più tutti gli eventi che faccio durante gli anni, quindi siamo un'ottima coppia lavorativa per queste cose qua. Lui è bravissimo, è una cosa che ho notato, a differenza di altri che lavorano nel settore, lui riesce ad estrapolare le emozioni dalle immagini, e non è una cosa facile, là è talento, quindi mi sono trovato benissimo fin da subito. E adesso lui ha voluto iniziare, oltre ai suoi lavori, a fare questo podcast su YouTube, dove ogni volta invita una persona diversa in vari settori, mm-hmm, e domani appunto esce la puntata dedicata a me. E come dicevi prima, mi ha fatto, tra le varie cose, tra le varie domande, questa qua: cos'è il successo per me? E sul momento un po' mi ha spiazzato come domanda, perché dal mio punto di vista sì, ho raggiunto vari successi per quanto riguarda la mia carriera, però il successo è una cosa per me che non è ancora arrivata, cioè ogni volta sto scalando questa vetta per arrivare al vero successo. E lui mi ha detto: ma effettivamente per te cos'è il successo? Quindi facciamo un piccolo spoiler sulla cosa di domani. E io ho detto: guarda, adesso come adesso, per me il successo, che non è da poco, è riuscire a fare, a correre a livelli alti senza dover pensare a tutto il contorno, quindi trovare, sì, gli sponsor, non aver problemi con i soldi, cioè, nel senso, concentrarmi sulla guida, concentrarmi con la scuderia, con gli ingegneri, e la questione burocratica, economica, non aver problemi di quelle cose là. Quindi questo vuol dire fare tanti test, poter fare errori, perché fare errori vuol dire fare danni, uh-huh, e danni costano. Cioè, quindi se io faccio un botto grosso adesso, come dire, mi seguo le gambe per la stagione, perché devo pagare i danni. Quindi poter correre senza avere il pensiero economico, per me quello sarebbe il successo. Quindi dal mio punto di vista, quello al momento attuale per me è un successo. E quindi hai risposto anche indirettamente un'altra domanda, cioè: quanto pesa a livello psicologico doversi preoccupare di tutto questo contorno, e quindi forse anche non aiutarti a volte a concentrarti al meglio quando devi? Guarda, assolutamente, tanto che le gare sì, le vinci fisicamente, ma le gare si vincono anche soprattutto mentalmente, perché a questi livelli alti qua la differenza tra i piloti è minima, siamo tutti là, e dopo lo step in più è tutto psicologico, c'è molta guerra psicologica in pista, e ovviamente vince chi ha il carattere più forte, chi è psicologicamente meno penetrabile, e quindi non aver pensieri su questo ramo qua ti permette di essere più concentrato e di ottenere ancora di più rispetto a quello che potrei fare, che ho fatto fino adesso. Quindi non avere quel tipo di pensiero ti permette di focalizzarti di più su quello che stai facendo e non avere distrazioni, che è fondamentale.
anche perché vedi subito la differenza tra un pilota che ha un carattere forte e quindi riesce a gestire meglio lo stress da uno che si fa prendere. Sì, perché ovviamente ti dico, mi è successo varie volte nei campionati dove combattevo per il titolo con altre persone, con altri piloti, e io diciamo che nelle mie qualità riesco a snervare l'avversario, e quindi vedi subito quando uno cede e là lo freghi. Quindi diciamo che la psicologia è fondamentale anche in questo sport. Adesso sul circuito NASCAR, da quando ti sei appassionato anche a queste corse zero elettronica, quindi insomma solo spartanissime, grandi macchine, macchine ignoranti, esatto, e quindi anche mi viene anche più difficile capire, no, cioè conta avere la macchina migliore o a questo punto conta il pilota? Conta il pilota e questo è il bello tra le varie cose che mi ha affascinato. Sì, ok, io adoro le macchine Gran Turismo, quindi tutta elettronica, molto complesse, astronavi, eccolo. Però questa categoria qua mi ha affascinato tantissimo perché mette in risalto tanto il pilota, perché fondamentalmente le macchine, anche se sono diverse, sono comunque uguali. Non è che sono differenti, non è che hai le marche diverse, cambia la carrozzeria, ma quello che c'è sotto è uguale per tutti. Dopo sta il pilota e la scuderia affinare, fare l'assetto giusto, però quella è anche la bravura del pilota, comunicare con gli ingegneri sulle modifiche da fare. E là ovviamente metti in evidenza le qualità sia di collaudatore ma anche di pilota, perché non avendo l'elettronica che ti aiuta, là se fai un errore è colpa tua, appunto. È molto faticoso, però. Molto più faticoso, perché devi tenere tutto sotto controllo, non hai l'elettronica che ti può dare un aiuto. Quindi anche lo è tutto molto più duro, molto più pesante. Allora, su quello è duro quasi uguale. Il problema è appunto che non avendo l'elettronica, tipo ad esempio l'ABS, come c'erano le macchine stradali, non c'è il traction control, quindi il controllo della trazione che le macchine anche stradali hanno, queste non ce l'hanno, quindi devi essere tu. L'ABS è il tuo piede. Appena schiacci troppo il freno. Sì, blocchi, quindi, sì. Oppure se schiacci troppo sgommi, quindi è tutto un controllo, devi diventare un tutt'uno con la macchina. Il passaggio è traumatico dalla macchina? Allora, non traumatico, ma molto drastico. Perché mi ricordo che una volta mi hai raccontato che, mi ricordo un tuo collega, un tuo pilota, ti ha detto dimentica tutto il mio ingegnere. Il tuo ingegnere, dimentica tutto quello che sai finora, perché è un'altra cosa. Devi resettare, sì, mi ricordo perché lui la prima volta che facevo il test con questa nuova macchina e io avevo ancora l'imprinting di quell'altra macchina, quindi guida molto pulita, perché l'elettronica ti permette e devi guidare il più pulito possibile per raggiungere degli ottimi tempi. Qua invece, essendo molto lunga come macchina, non ha elettronica, in curva tende a scivolare il muso, smusa, quindi non riesce a girare bene. E quindi io guidavo pulito ma non riuscivo a fare il tempo. Lui mi ha detto, no, cancella, devi essere più aggressivo. Quindi devi buttarla dentro, uscire leggermente in controsterzo, è una guida molto più sporca, molto più spettacolare e ti diverti. E poi appunto ti dico, il fatto è che non essendo elettronica è tutto merito del pilota. Il punto finale è il pilota, non hai gli aiuti elettronici. Questa è una cosa che a me piace tanto, perché ribadisco, io adoro le sfide e questa è una sfida a tutti gli effetti. Quindi ci sono già gli altri piloti che partecipano alla gara di maggio oppure ancora presto? No, è presto, è prestissimo, tanto che di solito i campionati iniziano ad aprile, quest'anno iniziano a maggio, meglio perché ho un mese in più per trovare gli sponsor. Però sì, fino all'ultimo non si sa, diciamo che a grandi linee i top team hanno già dei contratti, perché di solito i piloti confermano anche per l'anno dopo se sono andati bene, però c'è molto mercato fino alla fine. Io dovrei, anzi la mia intenzione è poter correre con questa scuderia con cui ho avuto questo approccio, che è una scuderia svizzera, e mi sono trovato benissimo, sono delle persone straordinarie e voglio poter continuare con loro. Loro mi hanno dato disponibilità, però ovviamente finché non gli porto i contratti degli sponsor è tutto a parole, quindi ho la loro parola, però ovviamente ci vuole anche nero su bianco, quindi entro febbraio/marzo dovrei avere i primi contratti firmati e allora là potrò un attimo rilassarmi e ufficializzare la stagione con la scuderia.
Come funziona con i nuovi contatti che prendi per cambiare scuderia, per esempio? Ma guarda, cioè, una volta che sei dentro quel mondo è tutto molto facile perché avete i vostri canali in cui muovervi, oppure c'è un lavoro comunque certosino di ricerca? Allora, io ho avuto la fortuna di entrare in questo mondo tramite un contatto, perché è inutile negarlo, i contatti sono fondamentali, però bisogna crearsi di contatti. Quindi io in tutti questi anni, tra le varie cose, come quest'anno, io ero fermo, ma ero fermo in pista, non ero fermo, perché io ho sempre continuato a seminare, a conoscere nuove persone, a farmi i contatti, e adesso sto raccogliendo il frutto di questa semina per quanto riguarda i contatti. E quindi ho avuto la possibilità di entrare in questo mondo, e dopo là ti devi un po' arrangiare, cioè, nel senso, ti danno ok l'aiuto ad entrare, dopo devi essere tu con i tempi a dimostrare che puoi valere per poter correre con quella scuderia. Quindi quando abbiamo fatto il test, abbiamo fatto dei, mai vista quella pista, mai vista la macchina, abbiamo fatto dei tempi buoni, e là allora hanno detto, come dire, ok, perché anche là ovviamente è un campionato europeo, quindi non è che chiunque può arrivare, chiunque può provare, però dopo non è detto che la scuderia accetti. A me quel lato là è andata discretamente bene, dopo c'è stato il problema economico, però sì, diciamo che quando sei dentro devi essere bravo a gestire i contatti. Ecco. Poi quando vi trovate assieme tutti voi piloti in queste gare c'è di tutto, dal ragazzino che ha appena iniziato al 45enne. Sì, assolutamente, no? Anche perché comunque diciamo è una categoria super mediatica. NASCAR deriva da, è una branca, la NASCAR europea è una branca della NASCAR americana, che ovviamente si sa benissimo, gli americani sono tutto in grande, mediaticamente loro fanno le cose in grande, e questo attira tanta attenzione, e quindi c'è tanto prestigio per questo campionato, quindi c'è di tutto di più, dal rookie, cioè dall'ultimo arrivato, all'esperto, a ex piloti di Formula 1, perché correva anche Villeneuve l'anno scorso, due anni fa, piloti che hanno fatto la 24 ore di Le Mans, quindi gente di un certo livello. Per quello dico, è una sfida. Io dal mio punto di vista, se riesco ad arrivare all'esordio nei primi 10, io sono già contento. Sì, comunque. Sono un anno fermo, è tutto nuovo, non ho provato niente, perché anche là io ho continuato ad allenarmi in palestra, però bisogna fare anche chilometri in pista, e io non li ho fatti perché costano anche i test. Quindi ti dico, siamo quasi in 40 in griglia di partenza, e all'esordio arrivare nei primi 10 per me è già un ottimo traguardo. Ovviamente punteremo in alto, cioè l'obiettivo è andare là a far bene, puntare a vincere, ma se arrivo nei primi 10 come persona io sono già contento. Fino a che età si può andare avanti? Finché ci dura? Sono sponsor. No, allora ovviamente ogni anno rinnovi la licenza. Sì. Io è da diversi anni, adesso non vorrei dire, mi sembra dal 2018 ho la licenza B internazionale, che comunque è una licenza non semplicissima, ci sono poche persone che hanno la licenza B, soprattutto a Trieste, non so dirti, forse siamo in due o tre ad avere la licenza B internazionale, che è quella che ti permette di correre con determinate cilindrate. Dopo questa licenza qua hai praticamente una super licenza per le formule, però per quanto riguarda le ruote coperte e alcuni tipi di formule, la B internazionale è una licenza cazzuta, che te la guadagni o con i risultati oppure ovviamente facendo degli esami. Io me la sono guadagnata anche negli anni con tot risultati. E quindi ti dico, non è facile riuscire a restare a questi livelli qua, e quindi ti dico, vorrei a tutti i costi poter dimostrare quello che ho raccolto in tutti questi anni, e quindi non vedo l'ora di poter iniziare. La domanda che si fanno tutti è: pericoloso? Che velocità massima raggiungi in NASCAR? Allora, sono limitate a 2,50, però è più pericoloso andare in città. Cioè, lo vediamo ogni giorno, no? Sì, a parte quello che vediamo. Capottamenti, incidenti, ma proprio perché le macchine da gara hanno delle sicurezze che sono estremizzate, oltre alla macchina, che noi piloti siamo super protetti, tanto che adesso purtroppo mi sono scadute le licenze del vestiario, perché ogni tot anni devi ricambiare, e adesso ho ricomprato il casco nuovo, devo comprare la tuta, sono soldi non da poco, però hanno dei livelli di sicurezza che sono veramente, ogni anno fanno dei passi da gigante. Quindi ti dico, è più pericoloso andare a fare la spesa in città, ma questo è statisticamente provato, non lo dico io,
che fare gare in pista, perché ovviamente in pista hai le vie di fuga, le macchine sono super sicure. Beh, poi chi fa questo sport, non è l'ultimo arrivato, esatto, quindi sa guidare, insomma, no? E quindi sì, diciamo che oltre al fatto della città dove c'è molta, ecco, il problema è si fa, è più pericolosa la città che l'autostrada per quanto riguarda la strada. Perché la guida in città, la gente è molto più rilassata, tanto vado piano, quindi abbassa il livello di attenzione, certo. E ti dico, gli incidenti più gravi avvengono in città. Sì, questo è vero, statistiche che confermano. Che consiglio dai a un ragazzo che si approccia per la prima volta a questo sport, che sia NASCAR piuttosto che... I kart, ad esempio. Esatto, che cosa... Ma guarda, allora... Più che uno sport è uno stile di vita, perché io comunque sono cresciuto in questo ambiente e ti forma, ma tutti gli sport sono fondamentali per i ragazzi, perché crescono bene, crescono con degli obiettivi, con il carattere, formano il carattere, quindi è fondamentale far sport ai ragazzi e soprattutto in questo sport qua, che è uno sport molto... Purtroppo ormai è diventato mercenario, perché una volta era più fattibile tramite talent scout, dove investivano sul talento. Adesso purtroppo, non faccio di tutta l'erba un fascio, ma la grossa parte è chi ha i soldi corre, cioè chi ha gli sponsor corre, perché io sono un operaio, fino a prova contraria non sono ricco di famiglia e vado avanti con gli sponsor. Però sì, se uno ha la passione deve crederci, deve far di tutto, far sacrifici, se ha un obiettivo di portarlo a termine, di crederci fino in fondo, di non ascoltare le male lingue che sono ovunque, c'è gente invidiosa ovunque che dirà di tutto per far sì che tu non raggiunga quell'obiettivo, ma bisogna far entrare da una parte e uscire dall'altra e puntare solo a quell'obiettivo e fargliela vedere appunto con i risultati. E tua famiglia ti sostiene ovviamente? Certo, sì, mi sostengono, mia mamma mi dice sempre vai piano quando vado alle gare. Anche quindi... quando sei in gara vai piano? Sì, no, soprattutto quando sono in gara mi dice vai non piano. Non strafare? No, appunto. Però sì, è lecito, fa paura da fuori. Anch'io ad esempio quando sono ai box che vedo le altre macchine passare fa paura da fuori perché sono veloci. Da dentro hai un'altra visione, poi essendo abituato a correre tanti anni è già diverso, quindi... però per uno che non è abituato a questo mondo fa paura, quindi è normale essere preoccupati, però ribadisco, è una passione, no? Non riesco a stare sempre. Ti dico, quest'anno che sono rimasto forzatamente fermo, non ti capitava da tanto di passare un anno sì, completamente era tanto fermo. Tempo che non mi capitava una... succedeva che facevo qualche gara, ma non potevo fare tutto il campionato, sì. Però un anno fermo non è successo tante volte. E soprattutto adesso che sono vecchio nell'ambito sportivo, buttar via non è vero, dai, su. Resto sempre un giovane pilota triestino, dai. Esatto. Fino ai 40 sarò giovane pilota triestino, però un anno è un anno. Quindi sì. Sarà tosto ricominciare. In bocca al lupo, Mattias, te lo Viva auguro tanto. E facci sapere come andrà, ma ti seguiremo ovviamente. Faremo casomai qualche collegamento dalla pista? Beh, sarebbe figo, assolutamente. Volentieri. Assolutamente. Molto volentieri. Grazie Mattias Lodi, pilota triestino, per essere stato con noi. In bocca al lupo per tutto. Grazie mille, alla prossima. Grazie a voi telespettatori per averci seguito. Prossimo appuntamento con le notizie e con gli approfondimenti con il nostro TG e post TG serale, questa sera dalle 19:30 fino alle 20:30. Buon proseguimento.